i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici blu celesti e non diario 1912, la Calciolecco Day by Day. Oggi è un giorno importante, questo martedì 4 luglio 2023. È un giorno importante perché oggi l'Eco si gioca un pezzetto che potrebbe diventare un grosso pezzo dell'accesso alla prossima Serie B. Ora, come ribadisco sempre, lo ribadisco ancora una volta, lo ribadirò ogni giorno. Io continuo a essere straconvinto che alla fine i blucesti l'anno prossimo giocheranno in Serie B, perché il merito sportivo è sovrano, è padrone dello sport. Punto e stop. Tutto ciò che ci impedirebbe di fare una categoria strameritata sul campo sarebbe solo e semplicemente uno scandalo sportivo. Questo io ve lo ribadirò fino a che non avremo ragione, perché noi alla fine di questo percorso avremo ragione. Detto questo, dicevo, oggi è il giorno del ricorso. Oggi l'Eco parte, va a Roma con assegno circolare in mano, 15.000 euro, manco gratis, manco una tassa così, 15.000 euro ti fanno spendere dopo aver dibattuto per 7 ore e aver fatto un dietrofront clamoroso che ha gettato altra tempesta mediatica sulla federazione, che direi che in questi anni se ne è portata a casa parecchio. Diciamo che dopo l'Europeo è andato tutto al contrario. Per l'appunto si fa rifar ricorso con 15.000 euro, poi ti dici che ti andrà a pensare male e si vedrà, magari alla fine l'Eco riuscirà a aver ragione. La risposta sarà data giovedì, entro le 19 di domani, quindi il 5, si possono considerare i ricorsi, sono attesi quelli dell'Eco e della Regina, null'altro, perché poi in Serie C tutte l'han passata e di miracolata ce n'è stata qualcuna, tra le società che insomma erano non così semplicemente indirizzate verso l'accettazione della loro domanda di iscrizione. Altro che fake news, mi verrebbe da dire. E, ma al di là di questo, appunto, poi in casa blu celeste si porta l'arma legale per andare a combattere. Ecco, sui nomi degli avvocati che sono circolati nei giorni scorsi, da quello che abbiamo potuto sapere fino a questo momento, diciamo che l'Eco ha preferito alzare un po' una cortina, un muro, come preferito, usate la figura che meglio credete, perché comunque non vuole che il nome dell'assistente legale che si recherà a Roma con il segretario Cecconi venga reso pubblico prima del tempo. Ecco quindi che è stato insomma tenuto in riservo sulla questione. Comunque ci hanno detto: no, non sono Chiacchio e D'Onofrio, sono nomi che sono usciti nei giorni scorsi. Qui ci sono stati dei dialoghi, così come c'era stato un dialogo con Grassani, 3 incontri da quello che mi risulta, prima che poi per amicizia di vecchia data scegliesse di difendere il Brescia quando eventualmente potrebbe esserci la possibilità di dover presentare il ricorso, e il Perugia se lo farà, perché poi sappiamo che il calcio è un circolo chiuso in cui tutti si conoscono e alla fine si va sempre a scegliere le solite copie. Ecco che però l'Eco su questo tema anche qualcosina ha fatto cadere, ovvero niente nome pubblico, almeno magari fino a ricorso depositato o comunque fino alle prossime ore, ai prossimi giorni, però comunque assicura la società blu celeste di aver fatto una scelta di un certo peso. Ecco, non va a combattere senza armi, quindi c'è anche un investimento economico da questo punto di vista, perché oltre ai 15.000 euro di tassa ci potrebbe dover essere, anzi ci sarà sicuramente anche una parcella da versare, da onorare, ecco che onorare è il termine giusto, anche pesante. Però di nulla l'ha detto, noi siamo pronti ad andare fino in fondo, pronti a mettere anche centinaia di migliaia di euro per questa Serie B. O mi dà la Serie B o mollo tutto, perché io la Serie B me la sono conquistata sul campo. E su questo comunque assolutamente non gli si può dire niente al patron. Sapete che negli anni, quando c'è stato da criticarlo, non ci siamo mai tirati indietro, prendendoci anche le nostre controcritiche. Tante volte ci è stato detto che abbiamo ecceduto, ma per carità, non ci sta, fa parte
del dialogo costante che si può avere con una proprietà, una società, con una città soprattutto che ama tanto questi colori. Quindi è il sugo veramente che dà tanto al contorno blu celeste. Però che in questo momento di lui non si può dire assolutamente nulla. Questa squadra insomma l'ha allestita a modo suo, però ha vinto i playoff, ha battuto tutti, ha battuto le più forti in trasferta e quindi si è straguadagnata il diritto di fare la prossima Serie B. E al di là di tutto, gli investimenti ora di lui li sta facendo anche su questa ulteriore battaglia che si vede costretto a dover condurre. Ci piace vedere che è tranquillo e combattivo, forse la miglior versione di Dinunno vista nel corso di questi 6 anni abbondanti in carica. Lei, direi, polemico nel modo giusto, come fai a essere polemico in questo momento, ma comunque non polemico così tanto per fine a se stesso, ma polemico e combattivo, ovvero quello che magari non sempre è stato con il blu celeste addosso. Tante volte no, sapete che è stato polemico così per partito preso, senza particolare senso, criticando la città, esprimendo giudizi non giusti. Invece ora direi che sta un po' conducendo una battaglia giusta, trascinandosi dietro anche per la gran parte anche il resto della piazza. Poi quello che verrà insomma sarà non tutto riconducibile alle sue azioni, perché alla fine c'è tanta troppa politica in questo calcio, in questo Consiglio federale, che dovrà prendere una decisione, una scelta politica. L'altro fronte è quello tecnico, di cui abbiamo parlato ieri. Da quelle che sono le nostre informazioni, comunque l'Ecco si sta muovendo per essere pronto con il piano Serie B. Deve farlo inevitabilmente, non può chiaramente ancora scaricarlo sul terreno, però i contatti sul mercato ci sono, tanti procuratori contattano l'Ecco, perché comunque una neopromossa che deve cambiare non poco a livello di rosa fa gole ai procuratori. Qui bisognerà essere bravi a scegliere le pedine, ottimizzando le risorse, non come è stato fatto l'anno scorso. Abbiamo detto spesso, abbiamo cambiato parere al di là del risultato finale. Comunque ci sono stati tanti giocatori che non sono mai stati impiegati, un motivo evidentemente ci sarà anche stato. Quindi il Lecco che ha, da quello che ci risulta, in gestazione il piano Serie B, un piano che si spera di poter attuare già dal pomeriggio di venerdì, perché poi una volta che verrebbe presa la scelta positiva della FIGC, che speriamo possa essere appunto positiva, da quel momento in poi si deve iniziare a lavorare a sprombattuto sul mercato, non solo sullo staff. Foschi, come vi ho detto già ieri, è pronto, anzi ha già l'accordo con l'Ecco, ma evidentemente quel contratto non si può depositare, perché l'Ecco non ha l'ultimo via libera necessario e di conseguenza non si può neanche andare a formare lo staff che sta alle sue spalle. Cambierà il preparatore atletico, perché Diego Scirea ha un lavoro nelle scuole, quindi non gli è stato chiesto di lasciarlo, giustamente, per fare calcio a 24 ore su 24, quindi al 100% come unica attività. E evidentemente è stato congedato con i ringraziamenti del caso. È stata una scelta consensuale e anche, mi viene da dire, assolutamente giusta e giustificata su entrambi i fronti. Foschi, che ovviamente conta di avere con sé ancora il vice Andrea Malgrati, e anche sul preparatore Locatelli, ha speso parole ufficiali durante l'ultima conferenza stampa che ha tenuto pochi giorni dopo la promozione in Serie B e con il caso iscrizione appena scoppiato in mano. Sono ore importanti, quindi vi ribadisco, oggi l'Ecco, vi faccio l'assunto, l'Ecco oggi va a Roma, consegna assegno circolare da 15.000 euro e memoria difensiva, e con fiducia torna a casa consapevole del fatto che più di così obiettivamente
sicuramente non avrebbe potuto fare. L'Ecco che riconosce le sue piccole negligenze, ma che vede la grande, grandissima negligenza di chi di questo calcio veramente tante volte sembra essere un pesce fuor d'acqua, nonostante ci stia dentro ogni singolo giorno. Poi alla fine mi viene da dire che faccio un po' il populista, che però alla fine, se i risultati poi sul campo non arrivano, un motivo ci sarà anche, forse qualche persona al comando è lì senza avere le giuste caratteristiche e competenze per poter ricoprire quei ruoli. Buona giornata a tutti e forza Lecco, sempre con fiducia.